che oltre alla partecipazione, la memoria, il coinvolgimento, io penso che si dovrebbe anche giudicare a mente fredda, cioè quello che ci succede intorno, ecco, perché quando assistiamo a fatti di cronaca, ma gravi come quelli che ha coinvolto, come quello che ha coinvolto mia famiglia, ma non solo, anche gli altri che noi citiamo nel libro, perdiamo il senso dell'orientamento, ci scordiamo degli insegnamenti che la storia ci avrebbe dovuto lasciare nell'arco del tempo. Ostinatamente si prova di trovare l'aggressività dell'individuo come caratteristica del popolo a cui appartiene. Non bisognerebbe mai scordarsi che l'unico vero e proprio responsabile è di quello che è accaduto è proprio l'assassino, non la sua gente, non la sua famiglia. Al razzismo non si deve rispondere con il razzismo e io penso che all'odio non si deve rispondere con lo stesso odio.